Buonasera, ben ritrovati a un'altra puntata di Mondo Amaranto e questa sera, insomma, già lo vedete, è davvero una puntata prestigiosa perché andiamo a salutare Elvis Abbruscato. Buonasera Elvis, allenatore della Berretti dell'Arezzo, ma insomma è un nome che mette i brividi ai tifosi perché ricorda una stagione, insomma, anzi una stagione e mezzo indimenticabile e che, insomma, andiamo sempre a ricordare con molto piacere, anche perché poi la storia purtroppo del dopo non è stata poi così, quindi si va sempre a ricordare le cose belle. Ma gli auguriamo ovviamente che sia anche un trampolino per la sua carriera e che insomma lasci il segno anche a livello di allenatore. Saluto la presidente dell'Arezzo Calcio Femminile, Chiara Tavanti, Buonasera. buonasera. Campionato che è stato fermo, riprende nel prossimo turno in trasferta contro la Federazione Sammarinese e poi Riccardo Buffetti che segue in particolare proprio le vicende dell'Arezzo Calcio Femminile e ci sono tre ragazzi della Berretti che loro sì sono riusciti a battere il Livorno, c'era questo gioco di calendari, questa settimana il doppio derby. Saluto Giuseppe Marzicano, Joan Xoan e Marcello Claioni. Buonasera e ben trovati. Allora, prima di rivedere un attimo i gol della gara della Berretti, Elvis, vogliamo fare un piccolo bilancio, insomma, di questo inizio di stagione? Beh, il bilancio è estremamente positivo. Sono passate 12 settimane, in queste 12 settimane i ragazzi hanno raggiunto un buon livello. Secondo me, una squadra che in questo momento sta girando al 50% del suo potenziale. Siamo contenti, sono contento di quello che i ragazzi fanno ogni giorno, c'è applicazione e soprattutto si sta creando una mentalità per quello che poi sarà il loro futuro. Il desiderio della società, il mio desiderio è quello di equipaggiare dei ragazzi e riuscirli a portare a riuscire a diventare professionisti e credo che, come dico sempre a loro, come sia nello sport sia nella vita, quindi penso che spesso e volentieri in campo o comunque in tutti gli sport i nostri difetti di uomo o di donna si vedono nello sport e quindi credo fortemente che questo sia un gioco nel quale si può crescere, si può diventare più forti, più coraggiosi, più audaci e il branco, tra virgolette, aiuta questo. Ecco, è piaciuta a molti tifosi, no? Anche i concetti che avevi espresso nella conferenza stampa prima che iniziasse il campionato, no? Come vedi proprio anche il settore giovanile, cioè questo fatto che troppo spesso hai usato il termine esecutori, no? Nei settori giovanili spesso sono diventati un po', tra virgolette, dei manovali e c'è poca fantasia, anche chi li allena spesso non li allena a questo, no? Invece si può cambiare, si può cambiare rotta. Ma sì, ma quello che è il mio giudizio è allineato a quello che è anche una guida del nostro direttore sportivo. La nostra società vuole creare, tra virgolette, vuole che i giocatori arrivino a fare un calcio semplice ma nello stesso tempo efficace e che possano trovare loro in campo la risoluzione del problema, che possano migliorarsi quotidianamente, tecnicamente soprattutto dal lato tecnico. E diciamo che quello che oggi fanno le scuole calcio, prima lo faceva l'oratorio, ad esempio, e all'oratorio si andava e si giocava magari con dei ragazzini più grandi e il ragazzino più grande magari ti dava lo spunto, ti dava il modo di poterlo copiare, quindi diventava una crescita attraverso la visualizzazione, attraverso quello che è il limitare quello più forte. Fondamentalmente la palla la diamo sempre più forte, quindi se più giocatori sono tecnicamente evoluti, la palla gira molto più velocemente, sulla base sempre di un gioco estremamente agonista, però in questo momento sta diventando quasi psicotico, quasi che se non corri, se non fai, se non intervieni, se non devi fare, devi fare, devi fare, e poi dopo ci perdiamo dei ragazzini
magari hanno una crescita più lenta e hanno bisogno di tempo. Allora, rivediamo i gol di Arezzo Livorno e anche l'intervista a Florindi, che è stato il protagonista di questa sfida, e anche all'allenatore del Livorno, che è un nome anche questo, insomma, molto conosciuto, Marco Nappi. Il weekend dei derby tra Arezzo e Livorno, il primo è proprio questo del campionato Berretti, l'Arezzo che riceve il Livorno, poi ovviamente lunedì ci sarà il posticipo di Lega Pro con la squadra di Sottili impegnata a Livorno. Quest'oggi dunque la prima sfida tra Arezzo e Livorno del weekend per la Berretti di Elvis Abruscato. Arriva Campelli, ruba palla, ancora Campelli, limite, ancora una serie di slalom, Campelli, buona questa azione prolungata, ancora Campelli, se ne va, parte il cross sul secondo palo, Fiorindi al volo! E l'Arezzo passa in vantaggio! È riuscito Fiorindi a risolvere su questo traversone da sinistra. L'Arezzo dunque riesce a passare in vantaggio con Fiorindi. Prima rischioso, errore, attenzione al lancio. C'è tutto solo Bartolini che pareggia, ha pareggiato il Livorno con Bartolini al 23esimo, il pari della squadra di Nappi. E qui l'Arezzo che è stato un po' ingenuo perché tutto è nato da un disimpegno errato della difesa sul quale poi è partito il pallone, stavano scattando Folignani e Bartolini che ha trovato il pallone alla sinistra di Garbinesi. Attenzione, ha rubato palla qui l'Arezzo con Xuan, Fiorindi, Xuan ancora, la ridà Fiorindi, col destro la schiaccia e la palla va in rete per il 2-1, l'Arezzo ripassa in vantaggio, la doppietta di Fiorindi, gran merito però è stato anche di Xuan che ha fraseggiato con lui, poi il tiro un po' sporco, ma vincente con Gabriele Fiorindi. Protagonista di questa partita, questa doppietta, ce la racconti? Primo gol grazie all'assist di Rampelli, sono riuscito a metterla dentro, e il secondo ringrazio Joy che mi ha dato la palla vincente per siglare questa vittoria. Però in primis penso alla squadra, è importante questa vittoria e adesso pensiamo alla prossima partita. Ecco, tu sei uno dei giocatori più di fantasia di questa squadra, quello che può dare, non si sa mai cosa può accadere, anche in mezzo al campo hai fatto una pirouette che a un certo punto. No? Sì, faccio quello che mi viene in mente al momento. Senti, il mister diceva che questa sconfitta con il Prato, forse all'inizio, soprattutto il primo tempo, aveva tolto qualche sicurezza, poi nel secondo tempo siete usciti oggi. Sì, è stata una sconfitta un po' brutta. Cioè, il risultato è stato 4-0, è stato dura, però in settimana abbiamo lavorato insieme al mister per cercare di migliorare e penso che la partita l'ha dimostrato soprattutto nel secondo tempo. Insieme a mister Nappi, Livorno che esce forse un po' troppo penalizzato da questa partita, 3-4 occasioni nel primo tempo e anche nella ripresa. Abbiamo fatto la nostra partita bene, abbiamo creato molto nel primo tempo, non siamo riusciti a concludere, poi ci siamo fatti due gol noi, sinceramente non si possono fare questi errori, ormai devono capire che siamo alla Berretti, siamo un passo dalla prima squadra e certi errori non, a volte succedono, perché succedono, ci mancherebbe, però bisogna lavorare per cercare di non farli, perché poi vai a perdere una partita che non meritavi assolutamente perdere, anzi se concludevamo tutte le occasioni da gol la partita, i tre punti li portavamo a casa noi, però il calcio è bello per questo anche, e alla fine poi l'Arezzo ha fatto la sua partita e si è portato a casa i tre punti. Anche i giocatori sono andati alla ripresa, Camarlinghi in particolare, era stata una mossa azzeccata, no? Perché ha garantito molta spinta. È tutta la settimana non si è allenato perché ha avuto problemi di bronchite e l'ho messo al secondo tempo, ha dato il suo contributo, però ma la squadra si è mossa bene, avevamo preparato questa partita qui e l'abbiamo preparata bene, anche il gol di Bartolini è stato su un'azione giocata su un inserimento da dietro e di questo mi fa piacere, però mi dispiace perché poi alla fine i ragazzi ne soffrono, sembra così perché io soffro adesso ma domani già sto pronto per ripartire, che sabato abbiamo a Carrarese, però sono errori che devono farci crescere, se loro sono bravi crescono, altrimenti poi si ripetono in futuro lo stesso. Grazie mister. Nel dopogara, insomma, avevi detto anche qualcosa che non ti era piaciuto, no? Nel senso che Arezzo non si era espresso per quello che vale, un po' contratta a volte. Ma sì, perché quando non si guarda il risultato, nel senso non è che non lo guardiamo perché non vogliamo
non si vuole vincere, ma più che altro perché ci alleniamo durante la settimana. Io vedo in tutta la settimana una squadra che è in grado di fare veramente cose straordinarie, e quindi il puoi vedere il sabato che non riescono a farlo per 90 minuti, quando si allenano più di 90 minuti quotidianamente, perché potete chiederlo anche a loro, loro si allenano come una prima squadra e quindi sono preparati sotto tutti i punti di vista, ed è per questo che io punto molto sul fattore mentale, che il sabato diventa un gioco di scacchi, cioè l'avversario fa qualcosa che ti spaventa, tu non ti puoi non puoi togliere quello che sono le tue qualità e subirlo mentalmente, perché poi fisicamente stanno tutti molto bene, quindi è tutta una questione di testa e di mente, e di macinare il gioco e lavorare sui principi sui quali stiamo lavorando tutti i giorni. Loro, se fanno questo, si divertono e ottengono il risultato, perché il risultato è una conseguenza di quello che fai. E poi, chiaro, poi ti trovi delle squadre che giocano sul lancio lungo, di rimessa, e che hanno una sola arma, e a volte quella sola arma, che diventa la disperazione, diventa producente. Però non è il calcio, non è calcio quello. Allora, a proposito dei risultati, vediamo come al solito anche il quadro di quello che è accaduto in questa giornata, oltre al 2-1 dell'Arezzo. Vediamo anche cosa è successo negli altri campi, con la Viterbese che ha battuto il Siena 1-0. Questo è stato forse un po' il risultato, uno dei risultati, insomma, a sorpresa, visto come era stato il cammino precedente della Viterbese. Pontenera che è stato sconfitto 3-0 dalla Pistoiese, Luparoma batte Olbia 3-0, Lucchese Gubbio 2-2, Carrarese Prato 1-1, riposava il tutto cuoio con questa nuova classifica. E il Prato è in testa sempre a 10 punti, ma l'Arezzo aggancia il Siena a 9 insieme alla Lucchese, Pistoiese 8, Tutto Cuoio 7, Luparoma, Pontedera 6, Gubbio, Carrarese 5, Livorno, Viterbese 4 e Olbia chiude a un punto. Poi dopo la pausa andremo a conoscere questi tre ragazzi che ci hai portato questa sera. Andiamo un attimo da Chiara Tavanti, presidente dell'Arezzo Calcio Femminile. Voi invece, magari al di là che vi allenate spesso, mi dicevi 6 allenamenti, anche se il campionato è stato fermo, per un'allenatrice nuova, tra l'altro del valore di Manuela, giocatrici alcune nuove, è stato forse anche un momento ideale per tentare, no, di continuare il lavoro e quindi magari alla ripresa del campionato far vedere dei passi in avanti. Sì, a parte che credo che il progetto nostro sia un po' quello che della Biretti di, sì, quest'anno, perché la nostra prima squadra è fatta da ragazze di 16 anni, per l'80% sono ragazze di Arezzo e ragazze che sono una primavera. Quello che abbiamo voluto è dare un buon manico dell'altezza, un'allenatrice dell'altezza di Manuela Tesse, e insegnargli tutte quelle cose che prima ha detto lui. Io gli ho chiesto due cose: farle crescere mentalmente e tecnicamente. Io ho dato 3 mesi di tempo prima di vedere dei buoni risultati, e credo che ora stiamo vedendo soprattutto un bel gioco che diverte. Noi non saremo mai una squadra che farà palla lunga e pedalare, anche se purtroppo ci perdiamo delle partite così, perché noi 80 minuti possiamo stare a costruire azioni su azioni, dobbiamo imparare a finalizzare. Credo che Manuela in questo momento sta lavorando molto su questo, perché stiamo costruendo tanto, le ragazze stanno giocando benissimo, fanno dei sacrifici enormi, perché sono ragazze che studiano, che si allenano 4-5 volte a settimana, fanno anche la primavera. Quindi il nostro è un progetto anche educativo, anche fuori dal campo. È importante che il calcio permette di studiare, e questo lo devono capire, che ti permette di fare tante cose. Però, insomma, vediamo, le cose stanno andando bene. Speriamo domenica, sicuramente abbiamo bisogno della prima vittoria, in tutti i modi. L'altra settimana abbiamo mostrato anche delle immagini di questa federazione sammarinese che, malgrado, insomma, risultati negativi, però dal punto di vista fisico sembra ben messa in campo, no, Riccardo? Sì, una squadra
messa in campo tattica, quindi che giocherà in casa per anche loro per cercare di aggiungere 3 punti, ma vedendo anche l'Arezzo in corso delle ultime, l'evoluzione dell'Arezzo nel corso delle ultime, gli ultimi giorni, le ultime settimane, si può dire che sicuramente il gioco è migliorato, vediamo più palla a terra, come diceva anche prima Chiara, vediamo già i primi triangoli, le prime triangolazioni, sovrapposizioni, gioco più veloce, seria prima in porta rispetto anche alla precedente stagione. E probabilmente questa è l'arma in più che deve utilizzare Manuela per cercare di mantenere la categoria o cercare comunque di aumentare il livello del progetto. Allora, mentre magari ci, prima della pausa diamo così giusto un'occhiata a rivedere la classifica dopo 2 giornate, dove in testa troviamo Castelvecchio, Vittorio Veneto e Padova femminile, poi Marconti in Ferrara, Perugia, Sassuolo a 4, Udinese 3, Gordige e Arezzo femminile a 1, Virtus Padova, Federazione San Marinese, Imolese, la Saponeria a quota 0. Allora, poi dopo parleremo anche, oltre a dire, ad aggiungere altro, parleremo anche di questo triangolare che c'è stato venerdì scorso, ha vinto il team giornalisti, il nostro Riccardo ha fatto anche la telecronaca insieme anche agli amministratori, ai consiglieri comunali, allenati da Andreani, giusto? Mentre il team giornalisti allenato da Francesca Muzzi. Allora, ci fermiamo un attimo e poi andremo a conoscere anche i ragazzi da Berretti. Eccoci rientrati. Allora, prima di tornare ai ragazzi della Berretti, c'è stata questa bella iniziativa, no? Venerdì sera, mi dicono però l'allenatore qui in campo vero era un altro, però, c'era Giulio Cirinei che è qui dietro le quinte, e qui insomma avete fatto un tandem, forse Francesca la possiamo chiamare direttore tecnico, non lo so, comunque ci metteremo d'accordo, è stata una bella iniziativa, una bella serata, no? Grazie, sì. Quindi una bella serata. Un modo anche per, diciamo, a far conoscere anche ulteriormente la realtà vostra. Anche. Certo, infatti sono state secondo me 3 belle partite, c'è stato divertimento, c'è stata sportività e è giusto che noi alle ragazze abbiamo chiesto giocate come se fosse una partita la domenica, perché dovete far capire come giocano le donne. E anche lì si è visto che hanno macinato tanto e non hanno concluso niente. Allora, vediamo il servizio di Matteo Marzotti. Sono curiosa. Una bella serata di festa al campo Lorentini di Pescaiola per la prima edizione del triangolare di calcio in gioco per gioco. La squadra dei giornalisti, quella dei consiglieri comunali e l'Arezzo Calcio Femminile in campo con l'obiettivo di aiutare i volontari di EMPA nel loro lavoro quotidiano. Ogni match è durato 30 minuti ad aprire le danze i giornalisti contro la squadra femminile. Una partita tiratissima dove entrambe le squadre hanno giocato al meglio delle proprie possibilità andando vicino al gol. È stata però la lotteria dei calci di rigore ad assegnare il successo e 2 punti in classifica alle ragazze amaranto. Nel secondo match tra giornalisti e consiglieri comunali, i primi hanno avuto la meglio per 2-0. Ad aprire le danze dopo 10 minuti di gioco Luca Serafini, mentre a chiudere i conti ci ha pensato Luigi Dini su calcio di rigore concesso per un fallo commesso in area ad anni di Andrea Avato. I consiglieri comunali si sono poi rifatti nell'ultima partita contro l'Arezzo Calcio Femminile, vincendo per 1-0 grazie alla rete di Modeo. Alla fine, quindi, sono stati i giornalisti ad alzare il trofeo organizzato a fini benefici. Il ricavato, infatti, sarà devoluto all'EMPA. Dopo la partita, tutti a cena per coronare al meglio una bella serata di sport, ma soprattutto beneficenza. La prima edizione del triangolare in gioco per gioco sarà trasmessa dalla nostra emittente sul canale 214 del Digitale Terrestre mercoledì prossimo alle ore 22, giovedì alle 15.45 e venerdì alle 16.40. Allora, quindi dopo di noi va in onda la partita integrale, quindi se vi volete divertire a vedere quello che è accaduto. Riccardo, e quindi come la sintetizziamo questa serata? È stata una serata all'insegna della solidarietà e del divertimento, come diceva prima Chiara. Difatti c'erano, oltre che le 3 squadre, giornalisti, politici e Arezzo Femminile, avevamo la presenza di Pupo, quindi anche diciamo un esponente del territorio e proprio i rappresentanti dell'EMPA, quindi del comunale di Arezzo, a quali sono destinati i fondi poi della manifestazione. Quindi sicuramente è una prima edizione che potrebbe ripetersi anche l'anno prossimo, visto il successo.
Allora, torniamo invece a parlare di Berretti, dopo di noi dunque andrà in onda questa partita. Allora, qui abbiamo tre ragazzi che ci ha portato la società ed Elvis, Giuseppe Marzicano, subito, prego, vieni in piedi così. Allora, raccontaci un po' di te e anche che cosa facevi prima di arrivare all'Arezzo. È acceso, è acceso, fidati, fidati. si preoccupa giustamente che il microfono sia acceso, no, vedi che è meticoloso, quindi vai. Dov'è che prima di... L'anno scorso sono stato con l'Avellino da gennaio, prima da settembre avevo iniziato con la Casertana, poi da gennaio cambiato aereo, sono andato all'Avellino e niente, abbiamo fatto un ottimo campionato, però diciamo si è giocato. E ti sei poi quest'anno all'Arezzo? Sì, sì, sono arrivato adesso. Ad agosto ho fatto preparazione e tutto, poi ora col mister stiamo facendo un'ottima annata, come ha detto lui, e niente, ci stiamo divertendo. Non capita comunque sempre di avere un allenatore, no, infatti, no? Di questo passato da giocatore anche, no? Ecco. È stato, diciamo, lui mi ce l'ha chiesto anche, chi è stato il mio allenatore? Ho detto mister, per ora è stato lei. Va bene, grazie. Tu invece sei? Clarione Marcello. Marcello Clarione. Vieni pure anche tu in piedi. Allora, Li ho portati tutti a Retini. Tutti a Retini, ce l'hai portati? Tu da dove vieni? Io da Roma. Da Roma, provincia di Roma. Però che gli Aretini sono impegnati. Questo è vero. Allora, tu vieni da Roma, da che realtà? L'anno scorso, da agosto fino a gennaio, sono stato alla Maceratese. Poi da gennaio sono passato al Perugia, ma dopo un mese mi sono rotto il crociato. Pensavo te che cotto di sta campionata. No. Okay. È stata una mataccia. Poi sto finendo adesso di rientrare, sono alla fine del settimo mese e come ha detto il mister anche in preparazione era il tempo perfetto. Quindi ora ti vedremo anche a breve. A breve, sì. A breve. Che ruolo giochi? Attaccante. Ah, attaccante. Anche centrocampista. Puoi fare quindi tutti e due. Come ti sembra questo gruppo? È un bel gruppo, molto unito, ci sono state alcune difficoltà magari nelle prime partite, non ci conoscevamo, molti siamo di fuori, però col passare delle partite della Pichevoli abbiamo cominciato a intenderci, è un gruppo unito anche fuori. Sai che la Berretti l'anno scorso ha fatto un'impresa, vice campione d'Italia, e pensate, non dico di fare lo stesso, però insomma, di potervelo giocare anche per la vittoria almeno del girone? Sì. Cioè ci si può fare. Non vogliamo fare una brutta figura, vogliamo essere all'altezza dei ragazzi dell'anno scorso. Beh, grazie, allora ti speriamo di vederti presto. Grazie. E quindi tu sei Xoan, per forza. Xoan si dice. Xoan. Benissimo. Vieni pure. Vieni anche tu. Cortona. Di Cortona. Proprio dalla cima di Cortona, sì. No. Allora, tu intanto abbiamo visto, hai fatto l'assist a Fiorindi in occasione del secondo gol. Sì. È stato un bel fraseggio, poi il tiro è andato dentro. Che ci racconti, come ti trovi? Mi trovo bene, mi sono ambientato bene con il gruppo, e sono stato 2 settimane in prova e il lavoro mi è stato reso facile dai compagni e dal mister. Ecco, è un gruppo che poi si vede che vi aiutate molto anche durante, cioè almeno le partite che abbiamo visto, quindi c'è uno spirito che potrebbe essere utile. E tu invece eri l'anno scorso? Giocavo ad Acquiterme in Piemonte. In Piemonte. Okay. Juniors. Juniors. Quindi cioè, è una bella tappa Arezzo. Sì, mi trovo bene, bel ambiente. Elvis, Arezzo che con il tuo arrivo, insomma, una serie di politiche, insomma, si spera che questo settore giovanile di cui si parla da tanto tempo possa decollare. Secondo me c'è la possibilità adesso con questo nuovo progetto di costruire veramente qualcosa di a lungo termine? Assolutamente sì, io sto facendo il tifo assolutamente ai ragazzi della prima squadra che possano fare il meglio possibile, perché poi di cascata prendiamo il bene anche noi, e se l'Arezzo andasse in Serie B dove merita essere questa città e questa squadra, per noi sarebbe di grande impatto ritornare ad avere una primavera e soprattutto averla con persone che vogliono spingere gli aretini a portare i loro ragazzi insomma dove meritano, perché Arezzo c'è un bacino d'utenza importante e vogliamo sfruttarlo assolutamente.
Hai detto Serie B, siccome in questi giorni alcuni tifosi anche su Facebook stanno rimpallando delle immagini di una partita che adesso, giusto per un po' di amarcord, possiamo anche rivedere, anche perché si denota oltre un tuo gol, un tuo assist a Spinesi, parlo di Arezzo Catania, il debutto, una partita che è rimasta, cioè fu calcio spettacolo, no? Quella sera, e da lì si percepisce anche lo stadio, c'era la curva, c'erano i lavori, no? Quella che poi è la curva Minghelli, si vede la maratona con tanto pubblico, e anche per far capire cosa vorrebbe dire, tu hai detto di rimbalzo giustamente anche per il settore giovanile, si rifarebbe la primavera, insomma si creerebbe anche tutto un entusiasmo, sarebbe veramente insomma come dire, una situazione ideale per ritornarci, esatto, dopo tanti anni, no? Assolutamente sì, e poi l'impresa loro non è tanto ripetere il campionato che hanno fatto i ragazzi l'anno scorso, l'impresa loro e mia è quella di far esordire due o tre giocatori, e questa è l'impresa, e io sono sicuro che quest'anno due o tre ragazzi faranno il loro esordio, perché non perché se lo sono, oltre che se lo sono meritati, sono giocatori che sono cresciuti e possono starci, perché oggi tra la Beretti e la prima squadra c'è molta più collaborazione di una volta era molto più difficile andare in prima squadra, una volta significava che dovevi fare dei passaggi obbligati per maturare, sì. E questi passaggi obbligati facevano male a volte, e quindi loro devono solo sfruttare quello che è il momento storico, che dice che è più, sì, più facile, ma è anche più facile cadere, perché poi dopo conquisti una cosa, ma se non hai il fondamento, non hai la cultura sportiva, la prendi così come cosa latente, invece loro si devono fortificare, devono soffrire, tra virgolette, devono assolutamente crescere sotto tutti i punti di vista, sotto il profilo motivazionale. E poi tornare, sì, in Serie B, è fondamentale, perché prima di tutto da vigore a una città, l'abbiamo vissuto noi tanti anni fa, sappiamo, le prime partite non ci vedeva vedere nessuno quando eravamo noi qua, perché eravamo ripescati in C2, eravamo una squadra che doveva vincere il campionato, e la nostra concorrente era la Sangiovannese. In C2. In C2. E invece poi siamo stati devastanti in quell'anno e abbiamo vinto meritatamente il campionato. E si è ritornato ad avere quell'entusiasmo che si respirava in città, che ha portato poi, per dire, Ranocchia, ma è normale, ma è così. Io ci credo in queste cose. E queste cose qua non è fortuna, sono cose, sono progetti, sono desideri, sono intenti che partono. Dal magazzino di una squadra, arrivare al tifoso che sa che in tribuna guarda la partita. Eh sì, ci ricordiamo quella prima partita Arezzo Cittadella, ti ricordi, no? Prima giornata, non c'era quasi nessuno allo stadio, poi segnò Serafini, fu il primo di una lunga serie che poi portò anche a questo debutto col Catania l'anno seguente in Serie B, e insomma poi arriverà, vedremo anche dopo il tuo gol, ma fa impressione anche vedere quella maratona così piena, e un po' perché appunto c'erano i lavori, un po' perché era ancora aperta, e insomma è un clima che ci manca molto, e i risultati, Arezzo è una città che poi vive molto di risultati, no? Basta azzeccarne un po', e certamente insomma anche il pubblico, quello un po' più distratto, magari si riavvicina, insomma sono immagini che hanno fatto la storia, insieme anche a quella serata poi di Verona che cambiò, non vogliamo rifare la storia ovviamente di quell'anno, però insomma ecco, qui vediamo il tuo gran gol, sono ricordi che immagino ti sei portato dietro poi. No, cancellati. L'hai cancellati proprio? Sì, sì. Come Paolo Scotti venne qui una sera, gli facevamo vedere quasi si offese che... Sì, sì, no, bisogna cancellare, nel calcio bisogna cancellare. Tutto, quindi si riparte zero, insomma. No, bisogna mantenere quelle che sono le relazioni, i rapporti che ti hanno sì, fortificato, e questa città mi ha fortificato, mi ha dato veramente tutto, quindi questo per me è di grande forza. E, però così Elvis giocatore non c'è più nella mente,
è bello, però è una parte talmente piccola del calcio che ora, se guardo al futuro, mi sono proiettato nel futuro, penso a quello che serve per fare in modo che questi ragazzi diventino meglio di Elvis. Non Elvis, meglio. Bene, meglio. Belle parole. Molto belle, no? Molto belle. Sì. È bello sentirlo parlare. Anche fa piacere avere un allenatore che tiene così tanto ad Arezzo e che crede nel progetto. Beh, questo che è importante. Vita, hai detto poi in conferenza molto drastica. Una scelta autostradale. Bella questa. Chiara, avete partecipato anche a un party, vero? Ho letto. Sì, al Mood. Ecco, che sì, non c'ero perché sono stata influenzata. Però party, no. Poi era giusto che le ragazze passassero anche una serata senza noi dirigenza, perciò anche l'allenatrice è rimasta a casa. Quindi non si sa cosa è successo. Lo sappiamo, perché loro hanno dei regolamenti molto ferri anche quando sono fuori. Ah, sì? Sì. Però so che si sono divertite veramente. E dove tanto. Si spinge questo regolamento? Cioè, ci sono delle cose vietate? No? Ma sicuramente, anche perché noi le trattiamo come professioniste e pretendiamo da loro. Sono delle sportive, devono avere, secondo me, uno sportivo deve avere un certo tipo di comportamento dentro e fuori, deve essere un esempio. Anzi, dovremmo tornare più alla cultura dello sport. Io ripeto sempre, non si può cambiare l'Italia, ma Arezzo credo che ha un buon progetto dietro. È bene lavorare tutti con questa passione come stiamo facendo. Diamo l'appuntamento anche domenica c'è la trasferta a San Marino e poi in casa quando? La settimana dopo. Quindi allo stadio Laurentini di Pescaiola c'era un bel pubblico della prima partita, ci auguriamo molto. Che si ripeta. Sì. No, Riccardo. Si era contro il Paola, quindi una delle squadre attualmente terza nel girone. Quindi ci auguriamo che sia Laurentini comunque abbastanza presente. Certo, anche perché insomma sperando di arrivarci con la vittoria con i tre punti di San Marino. Insomma. Assolutamente. Andiamo fuori Italia. È un obbligo, diciamo che per le ragazze è un obbligo. Bene, io ringrazio molto Elvis Abruscato, in bocca al lupo ovviamente, e poi ci rivedremo alle partite. Grazie a Chiara Tavanti, presidente Arezzo Calcio Femminile, grazie a Riccardo Buffetti, ragazzi della Berretti. Vi lasciamo allora questo triangolare di cui vi abbiamo parlato. Buona serata.